Hai studiato, Vanessa? Non faccio male. Ti sei fatta male, fammi vedere. Cos'è che ti sei fatta? Sei caduta, sei scivolata, ti sei fatta male sia al gomito che al ginocchio. Sai perché? Perché c'era la coperta per terra, ma tu invece di raccoglierla, cosa hai fatto? Ci sei camminata sopra e sei naturalmente scivolata. Quando la casa è disordinata e c'è disordine, potresti anche darmi una mano e aiutarmi. Non dovete far finta di non vedere le cose, perché ti potevi spaccare un gomito e anche un ginocchio. Adesso, Vanessa, ascoltami bene. Finisci di studiare. Finisci di studiare. Che poi si deve mangiare e domani si va a scuola. Muoviti. A few moments later. Bambine, c'è ancora la coperta per terra. Anastasia, raccoglila perché prima tua sorella si è fatta male proprio su quella. Cosa state facendo? Hai fatto i compiti, Vanessa? Sì? E tu, Anastasia, li hai fatti? Ma scusa, ma tu stai mangiando e giochi a palla? Guarda che ti va di traverso. Manda giù prima. Ascoltatemi, 5 minuti mentre io finisco di mangiare e poi si va su a cambiarsi, che domani si va a scuola, ok? Ok? Ma perché avete portato su questi giochi? Allora, raccontate cosa sta facendo il papà. Sta tirando fuori tutto per... Scusa un secondo, cosa stai facendo? Ma con chi ce l'hai? Facendo ordine in alcune stanze così da creare una vostra stanza giochi molto più grande di quella che abbiamo. Però non dovete portarli su i giochi. Guarda, ma questo non è solo un gioco, è una bambola con tantissimi elastici. È vero, gli elastici, che bella, non me la ricordavo di più. questa ce n'era un'altra, ma non la troviamo, no, magari dopo. Salterà fuori sicuramente. Ma magari domani è tutto pronto. Non lo so. Fa vedere questa bambola. Vedete, ragazzi? Sulle braccia, sui codini e sulle gambe ha tantissimi Guarda elastici. anche lei. Lei è carina, piccina. Mamma, saliamo sulla macchina, andiamocene via. Avete fatto lo zaino per domani? Dai, sì! Non è vero, bugiarda. Dai, fate lo zaino, bimbe. Io vado. Però guardiamo il film. Quando? Poco, poco. Io devo ancora cenare con papà. Se non facciamo Aiuto! tardi, sì, va bene? Io Dove Guardate, sei dentro l'auto? guardate, Hai la patente? guardate, sì. guardate, guarda, c'è una patente. Tu hai la patente? Sono tutte Le belle scarpe. Ti si è ridotta la macchina, te. Ti si è rimpicciolita. Guardate, io so guidare perfettamente. Tu la rompi, io lo so già, perché tu adesso ti ci fichi dentro e la spacchi. Volete vedere? No, io non ci entro proprio lì dentro. Magari entrassi in quell'auto. Guardate, Ecco. Ma vuoi andare in Francia? Vanessa? Vuoi andare a Parigi? Sulla Torre Eiffel? Vuoi farti tanti piani? A piedi? Vuoi provare? L'ascensore. Con l'ascensore è troppo facile, io l'ho fatta a piedi. Sì, eh. Va bene, dai. Ma come quando mai? Certo. Vabbè, ascoltami. Senti, bla bla, fate lo zaino che dopo mangiato andiamo a guardarci un film. Sì, e poi dopo mangiato andiamo a vedere giù se papà ha già tirato anche l'altra stanza. Sì, figurati. Io vado dopo Tu con sì. Vanessa. Sì, io adesso dopo andiamo, possiamo andare. A vedere? Se ha tirato Certo. Va bene. dopo che hai mangiato con papà andiamo a vedere se papà l'aveva già tirato fuori mentre voi mangiate. Sì, Sì, va ma bene. Però dopo. ascoltami. Quando mangiate voi tu, quando mangia tu e papà, quando Quando mangiate... mangia tu e papà? Quando mangiate tu e papà, quando mangiate te e papà, Sì, abbiamo capito. noi andiamo giù. Continua la E frase. avrei salito un po' da pupazzi, cioè volevo dire andiamo giù a vedere. Facciamo lo zaino con i nostri amici? Andiamo giù a vedere. E poi Mamma, che magari lo facciamo lentezza. vedere anche noi. No, è lenta. Va bene, facciamo lo zaino? Vediamo cosa c'è domani da portare a scuola, Vanessa. Il suo è sempre uguale, ma il tuo cambia. Facciamo? Fatevi male, mi raccomando. Oh ragazzi, non riesco mai a mandarle a dormire, faccio sempre una fatica, però ancora un po' prestino, adesso
ceno io e poi andiamo a nanna, anzi devono ancora fare lo zaino. Voi ragazzi a che ora andate a dormire quando il giorno dopo si va a scuola? Scrivetemelo nei commenti. Anzi, io la lancio. Io la lancio. Se tu tipo la prendi, va bene. Ma se io la lancio e la riprendo io un po'. Oh, se arrivo a 10. E se tu la prendi, lanci te. No, aspetta, se arrivo a 10. Siamo 0-0. No, 0-0. Se arrivo a 0-0. 1-0. Dai, 1-0. Bimbe! Ehi, Vanessa, Anastasia, spegni immediatamente la TV e andiamo a fare gli zaini a dormire, è tardi. Dai amore, su, lo zaino, facciamo lo zainetto, dai. Ci sei? Oh, dai Vanessa, vai a fare lo zaino. Dai Vane, su, muoviti. Ma perché dovete sempre fare cose pericolose? Vi fate male ogni 3x2. Sì, bravissima, vado va. Io, vado io. Basta. Guarda, dai, Ani. Ho un regalino per voi, ragazzi. Ah, sì? Ehi, ma sei, ma Ani. Ani, smettila. Dai, basta con questo pugile. Ma dove l'hai trovato? Dai. Oh, ma Anastasia, ma cosa fai? Allora, ma smetti. Guarda che adesso le prendi, eh. Vane, Vane. Cos'è successo? Perché non risponde? Cos'hai fatto? Oh, Anastasia! Vane! Vane! Guarda, tu ridi, ma se tua sorella si è fatta male, ti giuro che stasera ti taglio i capelli a zero. Vane, Vane, sveglia! Vane! Vane! Dai, 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 madonna, dai che è tardi, dobbiamo fare il conto, lo zaino. Ti sei fatta male, ti sei fatta male. Una botta e basta. Dai. Vado a fare lo zaino. Brava, oh, finalmente la botta ha avuto i suoi frutti positivi. Dai, vienici giù a fare lo zaino, per favore. No, Vane, questo è lo zaino di Anastasia, per favore. Ma io sono Anastasia. Tu non sei Anastasia, tu sei Vanessa. Anastasia. Vanessa, basta. Basta. Anastasia, mi fa confondere anche a me adesso. Vanessa, questo è lo zaino di Anastasia. Vane. Vane. Vane, e mio che c'è? Vanessa. Vanessa, devi andare tu zaino, capito? Senti, Vane. Io. Madonna mia, santissima. Sono a Stasia. Tu sei Vanessa, vai. Allora, ascoltami un secondo. Allora, aspettate un secondo, ragazze, ascoltatemi bene. Sono le 9 quasi di sera. Allora, tu sei Anastasia? Anastasia, mi fai un favore? Puoi fare lo zaino di Vanessa? No. Ti prego. Io faccio lo zaino di Vanessa. Ma tu fai lo zaino di Vanessa? Vane? Io sono Anastasia. Sì, va bene, ma sta mamma, non rompere. Oh, sono Anastasia, appunto. Non dirmi che sono Vanessa, che è uno scherzo che state facendo, ma no, vabbè, basta. Senti, secondo me lo scherzo me lo stai facendo tu. Oh, Ani, ascolta, ma non è che con la botta che gli hai dato in testa si è un attimino confusa? È vero. Proviamo, Ani. Mo Vane, il mio non fare niente. Tra questo è mio, guarda come no, non va bene. No, l'ho fatto io, l'ho fatto io. Allora, secondo me... Sì, ragazzi, l'ho fatto io, non lei, ok? Sì, no, ho capito. Anastasia, Anastasia, Anastasia. Anastasia. Oh, è mio. Mamma, dille qualcosa. Ma Vanessa, smettila. È mio. Guarda che... se me lo senti, rompo, Anastasia, vai. Anastasia, ascolta. Come lo rompo? Hai ragione. Dai, mamma, mi ha rubato il libro. Dille qualcosa. Ma non... Vanessa, ma tu non sei in prima elementare, sei in quarta elementare, lo vuoi capire? Ma cosa stai dicendo, mamma, che ho appena iniziato a scrivere le vocali? Ecco, forse sarebbe l'idea, adesso non lo fare. Proviamo. No, smetti. Ani, smettila. Allora, sentitemi un attimo, sentitemi un secondo. Alt, stop. Vanessa. Anastasia, per favore, ti devo chiedere un favore. Mi aiuti a fare lo zaino di Vanessa? Tu sei Vanessa, forse, non capisco. Sì, comunque,
Dai, ti prego, Vanessa. Ti insegno a fare lo zaino di una bambina allora, di quarto anno. Adesso metà. Leggo. Ai, eo, ei. Leggo. Oh, vabbè, tu lo sai, sei in quarta, ci credo. Tu sei in quarta, ci credo. Ai. Ao. Shh, devo farlo io che sono già in prima. Ao. Oi. Oi. Io. Vabbè, aspetta. Brava. Ehi. Eo. Shh. Au. Au. Anastasia. O. Aio. Aio. Aia. Come si chiama? Aia. Oio. Oio. Come wow. Ok, bravissima. Anastasia, vieni qua un secondo. Vieni qua un secondo. Allontaniamoci un attimo da Vanessa. Anastasia. No, tu stai lì? Siamo. Guarda, te lo faccio vedere se non so. No, ma ci credo, eh. Allora, ai, au, oi, io. Guarda, c'è scritto qua. Eo. Scritto qua. Au. Anastasia. Sì, ma perché quello è lo zaino di Anastasia. E infatti il mio zaino. Anastasia, ascolta. Vado a mettermi il pigiama. No. Aspetta. Un secondo. Anastasia, per favore, aspettaci qua un secondo. Ragazzi, sto pensando una cosa. Non è che come lei, Anastasia, e io mi metto il mio pigiama, io lo rimetterò quello di Vanessa e Anastasia dovrebbe mettere il mio. Adesso vediamo, cerchiamo di capire che intenzioni ha. Non è che mette il mio lungo e poi il suo si arriva fino a qua. Adesso, allora, facciamo così. Diciamole di andare a mettere il pigiama. Okay, tanto già sembrava lo volesse fare. Ok, allora, Anastasia, ascolta. Anastasia, abbiamo deciso che le zaini li faccio io. Voi due andate a mettervi il pigiamino. Va bene? Ma ragazzi, avete visto cosa è successo? Cioè, Vanessa che è convinta di essere Anastasia e non vuole fare lo zaino, ma vuole farsi lo zaino di Anastasia. Io non so cosa fare, ma secondo voi perché è successo? Perché Anastasia le ha dato un pugno con il guantone da pugile. Cosa devo fare? Speriamo che questa cosa svanisca il più presto, perché altrimenti non ho idea di che cosa io possa fare. Adesso vado a controllare che cosa stanno facendo su in cameretta, se si sono messe il pigiama e come va la situazione. Ma scusate, bambine, scusami. Anastasia! E tu? Scusami, non ti sembra, Vanessa, di avere dei pantaloni un po' troppo corti? Ma io sono Anastasia. Dai, Vanessa, smettila con questa storia. Anastasia, tirati sui pantaloni, che sei rimasta in mutande. Ma tu perché sei vestita così? Me l'ha detto lei. Mani, cioè lei ti ha rubato praticamente tuo pigiama? Ho messo perfettamente. Senti, no. Ma ascoltami, Vane, ti rendi conto che il pigiama ti va piccolo? No. Ma me lo stai rompendo. Ha ragione, gliel'hai rotto. Vane. Mamma, non sono Vane. Oh no. Ani, mi fai confondere. Oh no. Sono caduto di pantaloni. Anastasia, non ti posso riprendere se con i pantaloni calati. Vai a metterti qualcos'altro. Mi dispiace, ma adesso cerco di farla ragionare. Senti, adesso basta. Tu sei Vanessa, ok? Adesso basta, io sono perfetta. Senti, sarai anche perfetta, ma sei Vanessa, quindi adesso smettila. Sono Anastasia. Allora tu domani fammi capire, vai in prima elementare? Sì, con questo zaino. Ti porto in prima elementare domani? Tu te la senti di andare in quarta elementare domani? E di fare qualcosina di... Sì? No, infatti, tienili questi pantaloni, Anastasia, poverina. Allora. Ciao, io esco. Maria, ma guarda, ti sembri Pinocchio, sembri. Maria, io esco. Guardate cosa faccio. Dove vai, che lungo? Vieni qua, Madonna. No, ecco, brava, lasciala fuori. Forse un pochino. Senti, allora, andiamo a dormire. Mi sono stufata, è tardissimo. Quindi allora, restiamo d'accordo. Anastasia e Vanessa. O Anastasia e Anastasia. Restiamo d'accordo così? Che domani tu vai in prima e tu domani vai in quarta? Ani, Sì?
Ok. Fammi prendere il mio zainetto. Ma devi andare a scuola. Oh, ma dove cazzo va sta pazza? Per forza, è tutta ristretta. Va, va, Vane. Cos'è? Ma cosa fai? Ma ti sei rimbambita di tutto. Ani, Vane, Ani, Vane, Ani. Ma non ci credo, sei tornata normale. Sei tornata normale. Ah, stop. Chi sei? Vanessa. Sì, ma perché me lo chiedi? Guarda come sei vestita. Guarda come sei vestita. Vado a cambiarmi. Guarda tua sorella. Che classe fai? Guarda, ma perché mi fai così tante domande? Guarda, niente, lasciamo stare. Andiamo a dormire, ok? Anastasia, vai a cambiarti, perché? Allora, ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like su questa borsa. Che bellissima idea mia. Del dottore.